Se continui così, potrei anche arrabbiarmi. Tu implorerai pietà. Ora ti divoro. Spezzerò ogni osso del tuo corpo! Mi serve più tempo. La luce si fa più forte. Asmodan non ci sfuggirà. Siamo fatti strada fino in fondo al cratere. Asmodan non può essere lontano. Posso ancora farlo. Filim, quando la pietra delle anime farà parte della mia carne, i sette diverranno una cosa sola in me. Sarò la somma di tutti i mali, il primo maligno. Mi sto ricaricando. Servitù mi banchetteranno con il tuo orgoglio, ora basta. Il potere arrogante di un Nephilim. I miei servitù mi banchetteranno con il tuo orgoglio, mentre divoreranno le tue carni. Ora basta. Il potere arrogante di un Nephilim. I servitù mi banchetteranno con il tuo orgoglio, mentre divoreranno le tue carni.
con il tuo orgoglio. Sono sovraccarico. Ce l'abbiamo fatta. Presto, Lea, imprigiona l'essenza di Asmodan nella pietra delle anime. È fatta. Non avevo mai neanche osato sognare che tutto il male restasse imprigionato in quella pietra. Una volta distrutta, l'eterno conflitto sarà finalmente concluso. Distruggere la pietra non è semplice. Vi sono dei rituali da tenere in considerazione. Dobbiamo tornare alla rocca per i preparativi finali. Non posso trasportare altro. Sto portando troppa roba. Non posso prendere altro. Il tuo cuore. Una vittoria incredibile. Dove sono? Non posso raccogliere nient'altro. Oh, mi venisse un colpo. Ho appena saputo che ha sconfitto un generale dell'armata dei demoni. Oh, della roba. Forse ti chiederai come faccio a mettere le mani su tanta bella roba quando siamo sotto assedio. Beh, continua a chiedertelo.
Adria! Quando hai deciso di tradirci? 20 anni fa, un grande e terribile potere mi attirò a Tristram. Ma Aldan, il primogenito di Leoric, sconfisse quel potere e cercò di intrappolarlo nelle sue carni. L'oscuro viandante. Fu Diablo che vidi dentro di lui e a lui giurai fedeltà. Ora, finalmente, il suo grande piano giunge a compimento. Mia cara Lea, Deckard l'ha sempre sospettato. Il tuo vero padre era Diablo in persona. E adesso, figlia, tu sarai il suo ricettacolo. Sono vivo! Ma sono più di ciò che ero. I 7 maligni adesso sono un tutt'uno in me. Io sono... il primo maligno! Ben fatto, fedele Adria. Adesso va, finché non avrò di nuovo bisogno di te. E ora, finalmente, il mio vero obiettivo, quello che mi è sempre sfuggito. La totale distruzione del paradiso celeste. Persino nel cuore del paradiso, gli angeli possono provare la paura. Antica Nemesi, non puoi nasconderti da me, qualunque forma tu decida di assumere. Adesso mostrati per ciò che sei. Diablo! Imperius!
Il tradimento di Adria è compiuto e l'anima di Lea è perduta. Attraverso di essa, Diablo è rinato come primo maligno. Con tutti i poteri dell'inferno ai suoi ordini. Il paradiso celeste trema. Gli angeli sono impotenti di fronte al suo assalto. Tocca a me rimettere le cose a posto e scominare per sempre il Signore del Terrore. Questa devastazione sfida ogni logica. Imperius, non vorrai confrontarti nuovamente con Diablo. Le tue ferite sono guarite a malapena. I cieli sono in fiamme. È tutta colpa tua, Tyrael. E tu, Nevilim, guardami sotto e ammira ciò che la tua razza ha causato. Capisco ciò che prova, ma dobbiamo... I cancelli, ma tu non... Ricaricato. Crediti potermi sconfiggere, mortale. Le nostre armate sono infinite. Ogni istante in cui ti rallento, mi avvicino di più. Io sono Itherael, l'arcangelo del destino. È mio dovere registrare ciò che è e ciò che sarà nella pergamena del fato. Ma tu, Nephilim, tu non sei nella pergamena. Il tuo destino non è scritto. In tal caso scriverò il mio destino col sangue di Diablo. Puoi guardare mentre la troverò. E riporterò la speranza nei cieli. Non abbassare la guardia. Ci sono nemici dietro.
sia libero da questo tormento, Angelo. Questi demoni sono i peggiori che abbiamo mai affrontato. Temo che il peggio debba ancora arrivare. Essere libero dalle catene del destino, Nephilim. Ma vi inginocchierete tutti dinanzi a Sire Diablo. Non posso ancora farlo. Vuoi vedere Dio? Cosa dici? Grazie, Neko. Sarà un onore. Diablo voleva distruggere il paradiso con la disperazione, ma ho sconfitto il suo campione e ho riportato la speranza. Tyrael è ancora disperso. Ora distruggerò i portali infernali di Diablo. So che farà. Era più forte. Guarda questi giardini. Adesso li bollono della corruzione dell'inferno. Posso ancora farlo. Il concilio di Angiris è formato da 5 arcangeli che governano il paradiso celeste. Essi promulgano le leggi a cui tutti gli angeli devono sottostare. Ognuno di loro incarna una... Se distruggi il fulcro... Sto ricaricando. Infatti, Nephilim, gli abietti servi di Diablo non possono più usare questo barco per farsi strada nella città argentea. Adesso resta un solo varco.
legioni non si arresterà. Imperius, l'arcangelo del valore, è il più grande guerriero di tutto il creato. È dedito alla guerra e al combattimento, e ha condotto le schiere angeliche a numerose vittorie. In assenza di Maltheim, è Imperius a governare il concilio di Angiris e a cercare di difendere il paradiso celeste dai nemici. Serve più tempo. Cedete sotto i miei colpi. Cos'è quella bile disgustosa che ricopre il suolo? L'oscura mano di Diablo ha profanato questo luogo. Posso ancora farlo. Paura!
La conoscenza del futuro conferisce potere sul presente. Per questo motivo, Iterael, l'arcangelo del destino, è un membro fondamentale del Concilio. Soltanto lui è in grado di decifrare le trame del destino intessute nel... Credi di poter distruggere il fulcro del Marco? Ci serve più tempo. Le barche infernali sono chiuse. Hai superato di gran lunga le mie aspettative, Nephilim. Ma non c'è un istante da perdere. Presto. Devi farti strada fino al pinnacolo argente. I varchi infernali sono chiusi, ma non ha importanza. Presto non resterà più nulla del paradiso celeste. Tutto il creato diventerà il regno del terrore. Posso ancora farlo. Tira il... Sì. Quando finalmente capisco. La tua razza affronta la morte e l'oscurità ogni giorno. Eppure trova il coraggio di andare avanti. È uno... La tua razza non può stare qui. Se dovessi rivederti, morrai. Ignoralo. Speriamo. Diablo vuole corrompere l'arcata di cristallo in cima al pinnacolo argenteo. Se dovesse riuscirci, il paradiso crollerà. Io e Tyrael ci apriremo la strada fino alla sommità, dove finalmente affronterò Diablo. L'oscurità si fa più intensa. Come ci si sente? A sapere di avermi aiutato a diventare il primo maligno. Diablo si sta arrampicando. Quando non ti servivo più, mi hai ucciso senza esitazioni. Come puoi dannare? Qualunque gioia possa aver provato un ceduto di questo alla tristezza. In alto, dobbiamo salire fino alla sommità. Mi serve più tempo. Thank you.
Conoscevi Marius tanto tempo fa, quando era ancora tra gli angeli. Ma poi si stancò di combattere i demoni e iniziò a complottare segretamente con essi per cercare la pace. Il demone Lilith divenne la sua maggiore alleata degli inferi e molti altri demoni e angeli si unirono alla sua causa. Aspetta, c'è qualcosa di diverso. Guarda la distruzione causata da Diablo. A quanto pare siamo caduti entrambi in disgrazia, Tyrell. Vieni, abbraccia il tuo vecchio luogotenente. Mi sto ricaricando. Si protendono verso di te, eroe! Hai seguito di nuovo, Tyrell! La corruzione non può essere fermata! Posso ancora farlo. Sto ricaricando. Le rovine del paradiso. Manca molto. Mi hai abbandonato in quel sordido manicomio, Tyrell. Perché mi hai dimenticato quando sapevi che Baal camminava ancora tra noi? Gli angeli a girarsi per queste sale in tutta la loro maestà. Ci credevamo i padroni di tutto il creato. La nostra arroganza è stata la nostra rovina. Come on.
Nephilim, vedo che non hai ascoltato il mio monito. O forse ti reputi abbastanza forte da affrontarmi? Se sei determinato a mettermi alla prova, lo scopriremo. Imperius, questa è follia! È Diablo il nostro nemico, non il Nephilim! Tyrael, presto mi occuperò anche di te. Ora ti... Che succede? No! Diablo ha raggiunto l'arcata! Diablo ha iniziato a oscurare l'arcata di cristallo. È per questo che gli angeli non riescono a mantenere la loro forma. Se la sua luce dovesse svanire, dobbiamo sconfiggere Diablo prima che accada. Non restiamo che noi mortali, Tyrael. È un bene che tu non abbia più le ali. La vile corruzione di Diablo ci sbarra il passo. Stai indietro. La luce di Eldruin ci aprirà la strada. Portale. Abbiamo. Serve più tempo. Mi sto ricaricando. Non posso ancora farlo. Serve più tempo. Non posso ancora farlo.